troviamo qui in una splendida location, siamo a Fertiglia, ospiti del Circolo del Mare, e in questa puntata abbiamo un graditissimo ospite, un grande personaggio algherese che è il maestro Mauro Uselli, audace in tutti i sensi. E iniziamo, chi è Mauro Uselli? Insomma, è un bel casino riuscire a rispondere a questa domanda. Comunque io cercherò di dirti in breve chi sono. Un ragazzo che da sempre si è appassionato di musica, ha coltivato questa disciplina in fondo, in tutti i sensi, per tutti gli anni della mia vita, anche senza dire l'età, ma sono uno che ha iniziato prestissimo ad occuparmi di musica, a osservare la musica proprio prestissimo, quindi subito dopo la scuola materna io ho iniziato a osservare la musica strada facendo, ho coltivato sempre più questa grande passione fino a farla diventare una professione. E la professione è iniziata subitissimo, quindi subito dopo le medie io ho iniziato proprio a suonare e a farne una vera professione. Ho iniziato a suonare, mi occupavo di alberghi, ho suonato nelle più rinomate catene alberghiere, sia qua di Alghero che in Costa Smeralda. Guadagnavo bene, al contrario di ciò che succede oggi. Fare il musicista intrattenitore a quei tempi era un bellissimo lavoro, anche perché ce n'erano pochissimi. Sto parlando di che anni? Stiamo parlando degli anni 90. Alghero ricordo che funzionava, c'era tanto lavoro in questo senso qui, turisti, e quindi era veramente un lavoro proficuo. Io guadagnavo, avevo sempre le mie, pensa tu, molto giovane, te lo dico perché tu le capisci queste cose, avevo sempre le mie 150.000 lire in tasca ogni giorno, e avevo, pensa tu, 14 anni, 13, sì, me li spendevo sempre in birra e patatine, ero felice di questa. Poi strada facendo la situazione è venuta a mancare, ecco, tutta questa bellezza che c'era. E oggi si raschia moltissimo in questo settore. Comunque, ritornando a Mauro Uselli... Dove vivi? Vivi qua ad Alghero? Attualmente no, attualmente vivo a Londra. Sono dovuto andare a Londra, ho dovuto per forza cambiare perché incominciavo ad avere problemi qui in Sardegna principalmente. Anche se poi mi sono trovato molto bene in Italia, da Milano, Bergamo, ho suonato un po' dappertutto. Principalmente Londra, perché mi ha dato tante possibilità, mi ha offerto tante possibilità, ho potuto proseguire in questo settore. È davvero il tuo posto? Londra? No, assolutamente. No, il mio posto è Alghero. Alghero, la Sardegna. Io ce la metto tutta per, così, tra virgolette, per stare lontano da Alghero. Però Alghero è più forte di... è un sentimento forte. E cos'è che fa casa, secondo te? Beh, la famiglia, prima di tutto. Io ho la famiglia qui, ho mia figlia che ha 17 anni, che lei sta qui. E quindi per me è importante, è la casa, principalmente la casa sono gli affetti, la verità, la casa, ecco, la verità, sono tutte quella dimensione speciale, ecco, che poi fuori non trovi, a mio parere, cioè trovi tutt'altro, ma poi la tua casa è la famiglia e gli affetti che hai qua. Pensi di essere una bella persona? Dipende, ci sono delle volte che sono una bella persona e altre volte che divento bruttissimo, ma
forse dipende proprio dalla condizione in cui mi proietto. Molte volte non sono poi così bello, altre volte sono, credo, bellissimo, molto spontaneo, molto umano. Che persona è il tuo migliore amico? Il mio migliore amico è quello che non mi rompe le palle per uscire con lui, per andare a cene o cose del genere, o varie festività, pasquette, o festeggiare per forza di cose il sabato notte, perché io sono completamente al di fuori di tutte queste pseudo regole sociali. Il miglior amico sta in silenzio, mi capisce, ma è sempre con me, cioè è sintonizzato. Ho trovato nella mia vita qualche buon amico, due o tre. Il tuo sogno da bambino era quello di suonare? E io da bambino ho iniziato subitissimo a suonare, quindi non ho neanche avuto tempo di percepire quale fosse realmente il mio sogno, perché se tu oggi mi dovessi chiedere ma questo è il sogno che tu stai realizzando, questo è quello che io ho sempre fatto con passione, però in realtà non so se questo, se quando ero piccolo questo era il desiderio reale. Mi sono trovato per una serie di cose proiettato subito dentro questo settore qui. Cosa ami di più di ogni altra cosa? La musica e mia figlia, due cose, anzi prima mia figlia e poi la musica. Ridi spesso? No, la trovo una sciocchezza quella di ridere spesso, no, non rido spesso, no, ci deve... Cosa che ti fa sorridere? Cos'è che ti fa sorridere? L'ingenuità, a volte vedere delle situazioni ingenue di persone così che vivono ingenuamente mi mette il sorriso sulle labbra, mi piace. Constatare la verità, la bellezza delle cose. E la felicità, osservare la felicità anche altrui, a me mette il sorriso, mi rende felice, mi fa sorridere di piacere. Quale ricordo dell'ultimo anno ti fa sorridere di più? Concerti? No, qualche ricordo recente, quello che ti fa sorridere, quello che ti ha fatto sorridere di più. Ma a volte la mia persona stessa mi fa sorridere quando cerco di fare delle cose quasi impossibili, che magari incontro degli ostacoli. Ad esempio, in un ponte a Londra sono caduto completamente in acqua. Sì, perché volevo compiere una performance particolare. Ma con lo strumento? Sì, sono riuscito a salvare lo strumento, però io sono scivolato completamente nell'acqua, e l'acqua era bassa, quindi... Sì, ma mi sono salvato, sono a posto. Ecco, quindi queste cose... Come ho tirato fuori la testa, ero crepato dalle risate, perché sembra incredibile. Quindi c'è qualcosa che mi fa sorridere, sì. Chi è il tuo peggior nemico? Il mio peggior nemico è l'antimusicale. Quelle persone che fanno musica, però sono antimusicali. Ecco, io con quelle non riesco ad andare d'accordo, mi sforzo. Cosa intendi fanno musica e sono antimusicali? Parlo di professionisti che nella vita... esercitano la professione del musicista, però sono antimusicali, perché in questa stranezza di società non è mica detto che chi si occupa di musica, che arriva a grandi livelli, sia veramente, cioè si muove in verità, ma ce ne sono tanti che gli manca proprio la musicalità dentro, però nonostante tutto fanno musica, riescono a fare musica, riescono a prodursi, ecco, tu hai posto la domanda a me. Le prime persone con cui non vado d'accordo sono queste, pensandoci, con cui non riesco a... mi manca proprio il feeling. Pensi di essere una persona forte? Molto.
molto. Anche se apparentemente non sembra, in effetti poi analizzando la mia vita e come mi muovo c'è molta forza, anche perché io sono della solitudine, io faccio la mia religione, io credo nella solitudine, quindi sono abituato a stare solo, mi piace stare solo e coltivo la solitudine e attraverso ciò riesco a trovare la forza, l'equilibrio per andare avanti nella vita e soprattutto anche in questo lavoro che faccio, che ti potrai immaginare che è molto difficile, competitivo, ha proprio a che fare con l'animo, che quindi da un momento all'altro ti viene una depressione perché ne becchi di tutti i colori, cioè ti succede di tutto, cercando di esercitare questo, di fare il musicista, insomma è uno dei mestieri più belli perché è bellissimo, è spirituale, ma è anche il mestiere non esistente, quindi stai combattendo con i mulini a vento, quindi diciamo che i paesi anglosassoni sono più avanti di noi e quindi questo mestiere potrebbe esistere, ecco. C'è più possibilità di proseguire nella strada della musica. Qual è la più grande difficoltà che hai affrontato nella tua vita? Quella che sta all'apice di tutto. Ritorniamo a parlare di musica, non se ne può, purtroppo devo dire, perché la mia grande difficoltà è quella, il superare ogni giorno il limite, il mio limite. Io lotto ogni giorno da quando ero piccolo fino a oggi col mio limite, perché ogni giorno mi ritrovo al limite, dico porca miseria. Hai sempre questa necessità di spostare l'asticella. Bravissimo, anche di un millimetro, e quindi lotto, aspetto anche settimane, perché poi l'asticella cammina molto lentamente. E quindi aspetto anche un mese, due mesi per vedere quel millimetro in più che sono riuscito a raggiungere. Ecco, questa è la più grande sacrificio, la più grande difficoltà che vivo ogni momento. Perché io anche adesso, parlando con te, sono sempre lì che penso a quali sono i criteri per potersi migliorare nella vita, professionalmente. Qual è la cosa più importante che hai fatto finora? Non ti parlo dei successi, voglio parlarti degli insuccessi, perché forse negli insuccessi ci sono delle chiavi anche per conoscermi meglio. Io sono uno che credo veramente di muovermi con tanta passione e quindi ho cercato in tutti i modi e cerco di portare la musica o la magia musicale in posti trasversali, proprio completamente fuori dall'ottica comune di dove si potrebbero fare i concerti, e porto un discorso un po' più difficile, che addirittura il presentarsi con un flauto solo. Oggigiorno io i miei concerti sono prevalentemente da solo, quindi con un flauto, quindi il discorso diventa anche molto un po' complicato per chi ascolta, perché o sei un po' del settore, se no dici madonna questo ci sta spaccando, può diventare pesante come... Ecco, io ho cercato di portare questo discorso qua, di portare le performance dappertutto, soprattutto qua ad Alghero, perché qui ho iniziato questa mia attività free, se vogliamo dire, attività non formale. Mi sono dato tanto da fare, anche se poi non è stato così rilevante per la città questo mio sforzo, questa mia passione di voler comunicare la musica in questo, però ho dato tanto, ecco. Quindi nell'insuccesso, tra virgolette insuccesso, sono molto felice di questo. Qual è la cosa più stupida che hai fatto invece nella tua vita? Se esiste. Ma forse ho perso gli anni che ho perso dietro donne sbagliate.
Ecco, quella è un'azione stupida che ho fatto, che ho perso tempo. Non è che mi dispiace, perché sono anche felice che sia successo questo, però lo trovo tempo perso, quello di dedicarsi o di ostinarsi, forse io non mi sono mai ostinato, comunque di dedicarsi a qualche amore sbagliato. Ecco. Quelle sono delle cose stupide che io, per esempio, oggi non rifarei più, quelle cose che hai imparato. Anche se poi uno dice, ma in amore da un momento all'altro ti capita. Sì, però hai più un attimino più di esperienza, ecco, per affrontare. Anche perché io sono molto emotivo, quindi io per le donne esco di testa completamente. Cioè, o è bianco o è nero. Quindi è una condizione che poi nel tempo sono riuscito a domare, a vivere con equilibrio. Certo, ho perso del tempo proficuo, ecco, però va bene così. Ami te stesso? Mi incazzo molto con me stesso. Di me stesso amo la semplicità, magari con più di un altro con cui riesco a fare le cose, ecco. Però poi sono anche molto critico, molto autocritico, trovo tutti il pelo nell'uovo in me stesso. Ami te stesso? Altra domanda, questa impegnativa. Diciamo che amo di me stesso alcune cose, quindi ad esempio la semplicità con cui riesco a nella mia attività, quindi sempre ritornando alla musica, quindi l'istintualità, ecco. Ma non amo il carattere, come vivo poi tutto questo, che lo vivo con molta apprensione. Sono ipercritico, troppo attento a come appunto mi muovo, a come gestisco il tutto. Ecco, questo non lo amo. Cosa ti rimproveri maggiormente di questo? Mi rimprovero appunto il fatto che dovrei trovare la condizione di vivere il tutto con più rilassatezza, con più tranquillità, non cercando sempre la perfezione. Ecco, io sono lì che cerco che la perfezione è impossibile, non è umana, ma io continuo a cercare questa perfezione ed è molto distruttiva questa ricerca, quindi questo me lo rimprovero. Sarebbe bello anche, mi piacerebbe buttarmi per terra e ridere completamente di ciò che faccio e di viverla così, in maniera spensierata, forse inconsapevole, ecco, l'inconsapevolezza, che credo che ormai sia una delle componenti fondamentali, perché tu pensa quanto è bello vivere inconsapevoli di ciò che si fa. Uno non capisce niente e va bene così. E gli va bene tutto, l'inconsapevolezza. Cos'è che ti fa piangere di gioia? Mi fa piangere di gioia. Certo, qui la famiglia prima di tutto, quindi quando osservo le immagini di mia figlia, di quando era piccola, o di adesso che è grande, che è cresciuta, lì veramente mi trattengo perché mi si stringe, mi viene un nodo in gola. Altra situazione che mi fa piacere è la musica di Bach. Io quando studio ogni tanto devo prendere un fazzoletto perché mi scendono le lacrime quando passo attraverso queste strutture di questo padre della musica che è stato Bach. Talmente trovo il tutto, per uno come me, un intimista, quando io trovo il tutto in una pagina di un libro o in un film o nella musica, allora per forza di cose scendono lacrime, solo quando sono solo, magari poi quando invecchio inizierò a piangere un po' dappertutto. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Non lo so, sarà 2 o 3 giorni fa, ma piango sempre,
quando mi ritrovo da solo, che entro con me stesso, che appunto sono in questa fase sia di preparativi, di insomma, quando osservo o quando vengo attraversato da qualcosa di bello, per me è anche normale piangere. Che cosa temi di più nella vita? Le malattie. Io sono un grande ipocondriaco, purtroppo. Ed è, ecco, forse quando hai detto cosa odiavo più, che cosa non sopportavo di me stesso, sono un ipocondriaco, mi faccio mille problemi, ho paura di qualsiasi cosa che mi possa spegnere in questa vita. Ma lo sai perché ho paura? Poi alla fine mi sono chiesto, ma tutta questa paura che... Perché ho tante cose ancora da imparare, mi dispiace se una malattia mi distruggesse adesso, rimango ancora con l'intenzione di... Io ho voglia di imparare, sono un eterno studente, quindi la paura di morire mi distrugge in questo senso qui. Paura di qualsiasi cosa, paura dell'aereo, infatti per me è drammatico viaggiare, anche se poi lo faccio... Mi sforzo, però... La cosa che superi. Sì, la supero, però insomma, ci vuole tanta forza. La tua parola preferita qual è? A parte musica. Ma, la bellezza, l'estetica, ecco, l'estetica. L'estetica per le cose. L'osservanza di ogni qualsiasi cosa sotto un aspetto molto alto dell'estetica. Ecco, io sono un profondo convinto di questa teoria. Per me è già una persona quando ha una camicia sbagliata, è una persona sbagliata. C'è qualcosa che non quadra, cioè perché non ha osservato una certa estetica. Perché l'estetica è un po' l'ordine che abbiamo dentro, la capacità di bellezza che poi... rappresentiamo anche all'esterno, nei nostri spettacoli, pensa se uno ha un ideale di brutto dentro. A volte vedo delle cose brutte, no? Dico, ma come fa uno a creare un... ad immaginare, ad visualizzare un qualcosa di così brutto? E l'estetica nasce proprio dalle piccole cose. Dai dettagli. Dai dettagli, sì. Qual è la cosa migliore che potrebbe capitarti ora? Adesso? Un sacco di soldi che mi piove in testa dal cielo. ma non perché io abbia tutta questa necessità di soldi, ma semplicemente se uno mi dice cos'è la cosa più bella? Bel sacco di soldi, io prendo e do questo sacco a mia figlia e dico ecco, per due anni, sì. No, sì, certo, mi farebbe piacere. Come ti vedi tra 5 anni? Io mi auguro di essere sempre questo che sia adesso, che sono adesso. Credo che sarò ancora un musicista. Credo che ancora continuerò in questa strada che continuerò. Hai qualche rimpianto? No, rimpianti no. No, al di là del tempo sprecato, ecco, in diverse cose, perché quello mi un po' lo rimpiango, perché avrei bisogno di tutte le 24 ore io per seguire questa strada che faccio, anzi 24 ore non bastano per... Quindi mi dispiace, qualche anno nella mia vita, soprattutto nel periodo del... Insomma, quando ero ragazzino, ecco, qualche anno l'ho perso, ecco, così, un po' con la testa al vento, ma giustamente, come è giusto che sia. Siamo stati tutti così. Certo, solo che poi quando vai avanti inizi, forse in quegli anni avrei dovuto coltivare di più. La prima cosa che pensi quando ti svegli al mattino? Quando apri gli occhi, primo pensiero. Primo pensiero, intanto mi controllo il corpo, se mi è venuta fuori qualche bolla o qualche... Sincero, sì, vado subito allo specchio, controllo la lingua, il colore della lingua, qualche dermatite,
ripeto perché sono molto ipocondriaco, quando osservo che c'è la salute, allora inizio immediatamente, 5 minuti dopo questo risveglio traumatico, inizio subito a trovare le forze e a proseguire. Invece prima di addormentarti cosa pensi? Prima di addormentarmi, al di là di tutta quell'autocritica che mi faccio, inizio a tirare le somme e penso a mia figlia. Quanto sia bello sapere che in questa terra, in questo pianeta, ci siamo incontrati con lei, che diventa una storia d'amore incredibile, una cosa grandissima che ti sostiene, il valore della vita, tutto ciò di più grande che possiamo avere. Questa è l'ultima cosa prima di chiudere gli occhi la notte. Quando hai preso la decisione più importante della tua vita, in assoluto la più importante, che cosa hai seguito, il cuore o la ragione? No, io ho sempre seguito il cuore e l'istinto. Sempre l'istinto, anzi forse ancora più del cuore l'istinto. Mi lascio prendere dal fuoco che ho dentro e inizio ad agire. Ecco, questo lo posso riconoscere. Io sono un uomo di azione. Anche per chi mi conosce qua, gli amici sanno che io quando mi metto una cosa in testa inizio a lavorare. E questa è la descrizione dell'audace. Io faccio azione e soprattutto da solo. Ecco, se me la volete dare per vinta questa, cari algheresi, io mi muovo esclusivamente da solo, cioè ho il progetto in testa, arrivo da solo nel senso che posso essere al limite in due o con un altro personaggio dello spettacolo, ma sempre da soli, non arrivo in 60, in 70 e organizzo ad esempio una performance e quindi già il pubblico c'è. Mi spiego, se siamo un'associazione di 60 persone, a un certo punto ci aiutiamo un pochino. Ecco, no, l'audacia sta in questo. Io parto alle 5 del mattino, come ad esempio il primo concerto che ho fatto all'alba, qui ad Alghero, adesso non ricordo la data, ma sarà 7 anni fa, 7-8 anni fa, e mi sono ritrovato alle 5 e mezzo del mattino al Balaghier con l'intenzione di dare un concerto. Concerto non organizzato, naturalmente non formale, non avevo i permessi, anche perché io mi muovo sempre in maniera non formale, è un'altra mia caratteristica, proprio perché non uso la ragione, ma utilizzo l'istinto e anche il cuore. E sono stato premiato quando ho portato il concerto all'alba, perché per magia io ero lì alle 5 e mezzo, alle 6 è arrivata tutta la... una folla di persone, ma alle 6 di mattina arriva tutta questa gente. Ecco, questo è stato bellissimo. Quindi io credo nell'azione, cioè se uno si ferma è fregato. Chi si ferma è perduto. Attenzione però, nell'azione consapevole, quindi un'azione fatta bene, perché io la visualizzo l'azione, quindi sono consapevole di eseguire o di portare uno spettacolo giusto. Non dico un'opera d'arte, ma uno spettacolo giusto. Questo è molto importante, perché non è solo fare, ma è importante fare bene, saper fare, o perlomeno chiedere, imparare per poi fare. Perché diversamente poi succede che tutti vogliono fare, che